Ragazzi, buongiorno, piccola recensione Hotel Quebec a Rouen, terrazzino con vista Notre Dame. Sara, come la conoscete? Camera piccolina, però il prezzo è di circa Disordinata. 70 euro e la colazione non è compresa nel prezzo, ma è di 9 9 euro cada euro. uno. E il parcheggio per la moto adesso lo mostriamo perché è scoperto, però è Ma un è parcheggio sì, privato. privato. Valigie pronte. Direzione? Etretat, Le Havre, poi sosta Caen. E il meteo, non lo dici? Lei non era d'accordo. Il meteo è un po' cambiato. Adesso È più sembra ci sia un nuvoloso. po' il sole, però La temperatura si è un po' abbassata, per fortuna. c'è un filo d'aria, probabilmente riusciremo a viaggiare in maniera tranquilla e confortevole, finalmente. Andiamo. Ma fai? Sì. Io ho preso tutto, sì, perfetto. L'ascensore non è presente, quindi facciamo un po' di step, che fa sempre bene ai glutei. I glutei vanno sempre tenuti sotto controllo, anche perché dopo tantissimi chilometri di moto. Lasciamo i bagagli alla reception per immergerci nel affascinante centro storico medievale di Rouen. Prima sosta, Piazza di San Bartolomeo, dove si affaccia la cattedrale di San Maclou. Dove adesso entreremo per ammirarla all'interno. Per spostarci poi. Ora stiamo andando alla cattedrale di Rouen. Dicono sia una cattedrale bellissima, duramente bombardata nel 1944 durante la Seconda Guerra Mondiale, come del resto la chiesa di Saint-Maclou. Dopo di questo andremo all'église de Vieux. Andremo no, alla piazza, ad una piazza, cioè la piazza dove è stata processata per eresia e arsa viva Giovanna d'Arco. Quella guglia che vediamo in restauro è in realtà la guglia più alta di Francia, con 151 metri d'altezza. La cattedrale di Rouen è famosa, oltre che per la sua immensa bellezza, anche perché Monet, Claude Monet, la dipinse in tutte le salse, in qualsiasi momento della giornata, e questa è la sua facciata. Entriamo nella cattedrale di Rouen. Passeremo sotto l'arcata del grande orologio ad una sola lancetta in piombo dorato per ripararci subito dopo dalla classica pioggia improvvisa tipica normanna. Che facciamo? Aspettiamo. Quando fuori piove e non sembra smettere, da buoni italiani l'unica alternativa è fermarsi in un ristorantino. Ci hanno portato del pane con una sorta di salsina e un sorbetto che dobbiamo ancora assaggiare. La salsina è la nostra. Burro e tonno o burro e sgombro mescolati insieme. L'altra ad assaggiare. Cante. No, freddissima, giustamente il sorbetto. Dovrebbe essere o rapa rossa o cavolo rosso, che non amo particolarmente, però assaggiamo. Freddissima. Tanto, è un sorbetto. Caesar salad con pollo normanno. Buon appetito. Pranzo terminato, abbiamo mangiato un'ottima Caesar salad. Abbiamo parlato con la ragazza del ristorante, del bistrot, in realtà che questo, il caldo sofferto in queste 2 settimane è estremamente anomalo, non era mai successo prima. La temperatura normale è quella di oggi, 25-27, momenti in cui si alterna pioggia, momenti in cui esce di nuovo il sole. Adesso ci dirigiamo verso la Place du Vieux Marché, la piazza del vecchio mercato, dove in realtà è stata processata e arsa viva Giovanna d'Arco, Jeanne d'Arc. Andiamo. Tell me, mother, did you miss me when I broke free?
deciso dal Parlamento nel 1920, questo monumento è stato inaugurato il 27 maggio 1979 ad opera di Valéry Giscard d'Estaing, presidente della Repubblica. Bellissima però, bisogna dire, bellissima. Torneremo verso l'hotel ammirando l'altra facciata della cattedrale di Notre Dame e ripartiremo con timidi raggi di sole diretti ai Tre Tavoli. Just open your eyes and take my advice. Stop rolling the dice and just compromise. It's the chance of your life. Lasciata la strada principale, ci immergeremo nell'autentica Normandia, un susseguirsi di tranquilli villaggi incantati. È qui che ci procureremo una dolce scorta. Tanto la moto parcheggiata bordo marciapiede. Sì. Only one? Sorry, one and one. Ok, take away. Comunque io da solito maiale, quando vedo queste cose, non riesco a trattenermi. Ne prenderei a vagonate. Il filo di pasticcini. Ma sei carino. Tanto carino. L'ho confezionato con la carta normale e l'ho fatto così a triangolo. Sì, è davvero un peccato perché tra due minuti sarà divelto. C'era una torta ricoperta di gelatina che ricopriva fragole, pere a spicchi però alte. Senale, lei con le mani ha girato la carta, non l'ho seguita fino in fondo, non posso ripeterla, ma adesso quando la aprirò vedrò come l'ha confezionata. Puoi portarti a casa il modo di confezionare? Assolutamente. Aggiornamento, quando ho fatto il video setup bagagli, un ragazzo su un commento mi ha detto: ma perché non sfrutti lo spazio tra il stellino del passeggero e il bauletto? E io gli ho risposto che avevo qualcosa in programma. Comunque ora ho visto che si potrebbe sfruttare in questa maniera. Preciso ragazzi, per una bottiglia d'acqua da 1,5 litri. Soluzione on the road al volo. Per arrivare nella frequentatissima e super affollata Etretà. Seguendo poi il navigatore siamo arrivati, moto parcheggiata qua. Sei pronta? Pronta. Vai, andiamo a farci il bagno alle falesi. Questa è la situazione, intanto in diretta vi porto con me. Ta 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 ta. Ho aperto male perché io volevo... Da 20 minuti che aspetto questo momento. Ragazzi, per la crema vado fuori di testa. Che cosa stai facendo? Una goduria. Cioè, io per portare a casa le clip migliori devo sempre tenere la camera e Sara si sta approfittando di tutto. Lei che parla di cattedrali, parla di chiese, parla di storia, ma qui ragazzi andiamo a stringere, bisogna parlare di cose serie. Mangio qualcosina, poi vi dico anche la mia a riguardo del dolce. Deliziati dalla patisserie francese, lasciamo Etretat percorrendo la costa normanna direzione Le Havre. I need something else to clear my head. Stop rolling the dice and just compromise. It's the chance of your life. Per arrivare al ponte strallato o sospeso più grande d'Europa. Ok, è libero per la moto.
maialini. Due ragazzi ci hanno detto che per la moto era gratuito, quindi abbiamo fatto la corsia preferenziale di destra, sperando che fosse quella. Speriamo che, insomma, abbiamo fatto un passaggio ristretto, credo fosse quella. Una corsia del ponte è chiusa, c'è un'unica corsia a doppia carreggiata, a doppio senso. Quindi andiamo piano piano dietro un tir, purtroppo. E questa è la Senna. Dopo 100 km di pioggia battente, arrivati a Caen. Scusate che non mi vedete perché la telecamera attaccata sul casco e questa è morta. Come ci presentiamo? Non lo so, cerchiamo di asciugarci un attimo. Con che bagnarsi. Cosa? Il problema è che continua a piovere. Ragazzi, ha piovuto in una maniera pazzesca, però è andata benissimo. La moto ormai è abituata a prendere acqua, quindi nessun tipo di problema. Abbandonato l'antipioggia a terra, troveremo ad aspettarci una receptionista estremamente disponibile verso i suoi ospiti bikers. Sorry, can we enter by motorcycle? Ok. Yes? So, I suggest you to anchor your motorbike there, okay. Close to in the garage. It's covered. Cover. Yeah, it's covered. Siamo pronti? Behind the other motorcycle? Yes, but you can come. Ah, ok. Tipa troppo simpatica. Belva. Ragazzi, è andata benissimo, scusate per la qualità che ho, sto usando l'action camera più piccolina perché sono morte tutte. Comunque, la signora è stata gentilissima, siamo stati fortunati perché ci hanno fatto mettere la moto al coperto, così scarichiamo con tranquillità. C'è anche un'altra moto, andiamo a controllarla. Sono italiani, quindi poi magari li incontreremo a cena. Andiamo ad aiutare Sara. Ragazzi, siamo passati dalla versione motorbike alla versione by foot. E siamo passati dai 38 gradi ai 18 forse. Ma io sono temerario, ho talmente assorbito tantissimo caldo che vado a maniche corte e pantaloncini corti. No. Comunque stiamo a Caen, arrivati 2 ore fa, un temporale mai preso in moto, e ora ci accingiamo a cercare un localino vicino al centro. La nostra struttura dovrebbe stare all'incirca una ventina di minuti a piedi, quindi cerchiamo di mangiare qualcosina stasera e camminare un pochettino per trasudare il lato B, vero? Ma ancora! Sempre, ah, sempre! Io ho detto, l'ho fatto castrare il cane! Non vi abbiamo dato il responso relativo ai dolci mangiati prima, erano veramente, ma veramente eccezionali. Quindi la Francia vs Italia, siamo in ballottaggio per quanto riguarda noi dolci. Probabilmente, causa misure restrittive in corso, troveremo una Caen semideserta e, da buoni italiani, cercheremo la svolta della serata in un piatto invitante. Entrecotte. Brochette. Che sarebbe? Lo spiedino. Carne di bovino.
mentre questa è una salsa camembert. Esatto, che sarebbe al formaggio. Non è devi fare la figa che parli francese. Sara c'ha questa mania che come cambia stato scarica praticamente il linguaggio dello stato dove.